Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Secondo video e ultimo video dedicato all'energy drink della Blitz. La scorsa volta ne ho provato quella classica, oggi ne ho provato quella versione zero zuccheri. Latte differente dall'altra, quella era rossa, se non ricordo bene, blu. Questa è totalmente azzurra e blu. Adesso cambio in quadrino di dettaglio questa lattina. Ok, eccomi come per la versione quella normale, la lattina si presenta, diciamo dello stesso formato. Cosa abbiamo di diverso? Blitz, con scritto qua sopra zero, senza zucchero, risveglia la tua energia, con sempre l'omino del personaggio che corre, con queste specie di sfumature gialle. Poi abbiamo sulla destra, abbiamo praticamente l'area di produzione, qua sopra in alto. Poi abbiamo qua gli ingredienti. Poi ci spostiamo più in basso, abbiamo i valori nutrizionali praticamente scritti qua in basso. Prodotto di questa lattina è AMP, che possiamo leggere da qua. E niente, dopodiché poi qua abbiamo praticamente le modalità di conservazione, c'è l'ugo fresco, le avvertenze che se ne consiglia un consumo moderato a bambini, gestanti, nutri e soggetti particolarmente sensibili e così via. Latte a 250 ml, possiamo leggere da qui. I produttori di questa attiva, come dicevo prima, è AMP, ve lo faccio vedere anche meglio più vicino, chiaramente, AMP, dopodiché poi non c'è altro in teoria, è lattina alluminio, raccolta differenziata, collo e linguetta lattina normalmente normali, niente di particolare, linguetta normalissima. Sotto abbiamo la scadenza, lattina è scaduta, no, scade nel 2025, ad ottobre 2025, quindi questa bevanda ha un altro anno addirittura, vi potrei stare addirittura per giunta. Va bene, adesso vado ad aprire, andiamo a vedere il colore, se è uguale a quello normale, cioè, essendo anche questa gusto di banana, dovrebbe avere lo stesso colore di quella con gli zuccheri. Prova fattiva. L'odore più o meno è uguale a quella. Direi di sì, trasparenza, diciamo così così. E è anche abbastanza gasata come quella, e il colore è anche, diciamo, identico. Va bene, adesso cambio inquadratura e la vado a provare. Ok, eccomi qua con la Blitz Energy Drink. Abbasso un altro po' l'inquadratura che è un po' più in alto. Ok, andiamo con l'assaggio. Non è chimica ed è differente, come dire, la differenza che sto notando è che comunque si nota subito che a differenza di quella con gli zuccheri, non dà quella sensazione dolciastra che lascia in bocca nella lingua, quindi è chiaro che quella normale ha troppi zuccheri. È palese. Questa invece questa sensazione non la dà, essendo solamente dolcificante e non zuccheri. Come dice, non è chimica. Sì, leggermente gassata, dà la sensazione in bocca, quella classica se non mi sbaglio anche, però non è un fastidio enorme. Si recepisce il gusto anche di guaranà. Conclusioni? Blitz senza zucchero risveglia la tua energia. Il voto finale per me 9,5 su 10. Mi pare che quella normale di 8,5 per i troppi zuccheri. Questa da 9,5, non 10 perché è quella versione che comunque si percepisce il fatto che è leggermente un po' gasata. Non eccessivamente perché se è eccessivamente gasata, che dà sensazione abbastanza brutta nello stomaco e in gola, avrei dato 9. Ma quella sensazione che dà in bocca, che è un po' gasata,
Si percepisce purtroppo che sta bevendo rispetto, forse quella era meno gasata, non so dirvi se quella era meno gasata, però è un po' gasata, è abbastanza gasata questa bevanda. Niente, ve la consiglio chiaramente per chi diciamo non può assumere diciamo troppi zuccheri, questa ve la posso consigliare visto che è senza zucchero. Va bene, ok, se questo video è piaciuto mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima, ciao!